Cari colleghi e colleghe, nei miei 40 anni di pompiere ci sono stati anni di interventi piccoli, grandi, difficili e facili. Ci sono le vesciche degli incendi boschivi, ci sono passi, le scale, il freddo, le calamità sismiche e alluvionali, il sudore. Nel mio elmo ci sono pensieri belli e brutti, ci sono state scelte ma sempre non sempre facili da prendere. Ci sono ricordi fatti di vita, di morte, di allegria, di orgoglio, ma anche di sconfitte e dolore. Nella mia divisa da intervento ho lasciato il mio cuore, spesso massacrato da emozioni e sforzi, ma sempre pronta. La mia divisa è stata vigile per portare aiuto alle persone in difficoltà ed è stato il mio orgoglio più profondo. Se dovessi raccontare l'amore per una passione, userei i miei anni vissuti a servizio della collettività sociale. Pompiere per sempre. Quello che tutti noi sentiamo ogni giorno senza un attimo di tregua. Queste mie emozioni sono di un pompiere, non sono di un eroe, ma di un uomo. Questo è stato il mio pensiero. Il pensiero che ho voluto esternare a tutti voi e con l'occasione ringrazio tutto il turno e tutto il personale del turno B. Grazie di avermi onorato per questa giornata per me particolare, anche al personale amministrativo, tutto. Grazie a tutti e buon proseguimento. Questo è quello che sento. Un'altra poesia. Sì, però la puoi leggere anche riservatamente, come preferisci. Non vuoi. No, la rileggo. Okay. C'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere. C'è un tempo che abbiamo vissuto, l'altro che abbiamo percorso è un tempo che ci attende. Buon pensionamento. Grazie. Con i colleghi 40 anni, quindi abbiamo superato tutti gli ostacoli insieme con molto orgoglio, affetto e sincerità. E quindi questa dedica l'ho dedicata maggiormente a tutti i colleghi dei Vigili del Fuoco del Comando di Frosinone, ma anche a tutto l'intero Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E ringrazio anche il Ministero dell'Interno che un ringraziamento particolare che mi ha dato l'opportunità di fare una carriera splendida, un percorso lavorativo brillante, dal vigile a caposquadra, a caporeparto e poi all'ispettore antincendi. Il lungo percorso di lavoro non è stato solo di ufficio, io ho fatto 35 anni l'operativo. Adesso sono 5 anni che sono in ufficio, ma per passaggio di ruolo superiore a funzionario tecnico, nonché ispettore antincendi.
Quindi io sono entrato nel 1983 come vigile, ho fatto le alluvioni, sono stato partecipe a alluvioni, calamità sismiche, alluvionali, Asti ad esempio, Asti, Alessandria, a Canelli, poi abbiamo fatto anche Livorno, la Toscana, quindi non è stato solo lavoro di ufficio, ma anche una approfondita operatività. Poi ricordiamo le calamità sismiche per quanto riguarda L'Aquila, Rieti, sono stato responsabile sia a Barisciano che responsabile dell'UCL di Rieti nei primi giorni dell'avvenuta calamità. Quindi per me è stato un percorso lavorativo brillante, bellissimo e veramente adesso che lascio un pezzo del mio cuore nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Eccoci qua. Ok.